Pagamento dei presidi autostradali CAS e degli straordinari arretrati, adeguamento degli stipendi al caro vita, aumento delle assunzioni e piante organiche da rivedere, necessità di nuovi mezzi perché quelli esistenti sono ormai vecchi. Sono solo alcune delle richieste del sindacato USB dei Vigili del Fuoco che questa mattina è sceso in strada con un sit-in di protesta sotto la prefettura di Catania. Siamo tornati qui in prefettura nuovamente perché la situazione in Sicilia è critica, critica per la carenza di personale, critica perché vogliamo i nostri straordinari, addirittura la convenzione CAS scaduta già da un anno ancora deve pagare gli emolumenti di giugno e luglio 2021. Abbiamo sollecitato più volte questi fondi ma a quanto pare sono spariti. Per noi come organizzazione sindacale è stata una truffa e siamo qui anche per questo oggi. Vogliamo che ripartano le assunzioni, la procedura speciale e il concorso 250, concorso pubblico, per dare respiro a tutto il corpo nazionale. Vogliamo che vengano separate le due mobilità tra leggi speciali e graduatorie mobilità anziani, perché così facendo hanno bloccato questi colleghi fuori e non possono più rientrare nelle loro regioni. Vogliamo rispetto per la Sicilia, vogliamo rispetto per i soccorritori e per la popolazione stessa. Le emergenze si susseguono, gli incendi hanno portato al collasso totalmente i Vigili del Fuoco che hanno fatto espletato più di 3.000 interventi in un mese e mezzo. Significa sovraccarico di lavoro per i Vigili del Fuoco stessi. Ci richiamano in straordinario per poter sopperire alle carenze di organico, però i Vigili del Fuoco oggi sono stanchi e chiedono rispetto per loro e per le loro famiglie, ricordando che a Catania attualmente mancano 7 mesi di arretrato dei buoni pasto. Questi buoni pasto dovevano essere elargiti, ma a quanto pare anche questi fondi sono spariti. Oggi abbiamo richiesto un incontro al prefetto, torneremo nuovamente alla carica così come abbiamo fatto negli anni passati. Vogliamo che inviano un sollecito al Dipartimento per far sì che la Sicilia abbia il rispetto che era stato promesso dal capo del corpo, dal sottosegretario agli interni. Allo stato attuale questo non si è verificato e noi lo chiederemo a gran voce. Oltre a questo abbiamo chiesto più volte di inviare mezzi all'avanguardia per affrontare le emergenze di nuova generazione, come le alluvioni e gli incendi boschivi. Abbiamo grosse difficoltà perché abbiamo mezzi non adeguati e anche quelli di nuova generazione non sono idonei per affronteggiare tutte le emergenze perché si guastano, perché con l'elettronica che hanno non permettono di lavorare in condizioni idonee, perché con il territorio che abbiamo questi mezzi vanno in tilt.